A Ventimiglia resistono sugli scogli, ancora in 120, via mare e via terra non si fermano gli arrivi dei migranti, ieri 300 solo a Milano, dove però dalla stazione centrale sono come magicamente spariti, mentre in molti comuni in tutta Italia si diffonde la prassi di affidare lavori socialmente utili ai profughi in attesa del riconoscimento del diritto d'asilo e a Prato l'esperimento funziona. 30 anni fa il paesino di Stava in Trentino fu spazzato via insieme a 268 persone da una valanga di acqua e fango. La causa? Due bacini di decantazione costruiti male nel posto sbagliato. Che cosa abbiamo imparato da quella tragedia, anche un po' dimenticata? È solo una delle tante che hanno segnato l'Italia. Oggi c'è più professionalità, ma ancora poca etica, la risposta dei geologi italiani. Le telecamere del TG Cronache nel Casertano in una delle più grandi discariche illegali d'Europa, dove si scava per la bonifica di rifiuti tossici e fanghi industriali sepolti negli ultimi 30 anni a Calvi Risorte in piena Terra dei Fuochi, vicino alle case e ai campi agricoli. 10 gli indagati per disastro ambientale della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Un viaggio tra gli agrumeti da Catania a Rosarno per scoprire che lungo la filiera produttiva si arricchiscono oscuri intermediari che sfruttano il lavoro nero, soprattutto degli immigrati, impoveriscono i piccoli produttori e danneggiano il Made in Italy. L'appello di alcune associazioni per rendere obbligatoria l'etichetta trasparente, pubblico l'elenco dei fornitori. E sta per consumarsi l'addio tra Fabio Capello e la Federazione Calcio della Russia. Esonero in arrivo con un bilancio fallimentare per uno degli allenatori più vincenti nel campionato italiano, ora alla guida della nazionale russa. La rottura, caldeggiata dai tifosi ma anche dall'entourage di Vladimir Putin, potrebbe costare molto cara per il contratto milionario stipulato a suo tempo dal tecnico goriziano. Buon pomeriggio a tutti voi. Dunque, sapremo cosa uscirà domani dall'importante vertice di Bruxelles su questo tema scottante dell'immigrazione, ma gli arrivi nel frattempo non si fermano. A Palermo sono arrivate più di 800 persone. Noi siamo andati a vedere com'è la situazione alla stazione centrale di Milano dopo l'emergenza, la grande emergenza dei giorni scorsi. Vediamo. Le vetrine dei negozi appena fuori la stazione centrale di Milano, pulite e pronte per gli allestimenti. I viaggiatori vanno e vengono senza più imbattersi nei migranti sdraiati per terra. Il mezzanino resta chiuso come da ordine della prefettura. Questa mattina la stazione ferroviaria della città di Expo 2015 appare così. Le immagini dell'emergenza migranti delle scorse settimane sono solo un lontano ricordo. Sì, io ho visto i primi due giorni, diciamo, che era un po' più intenso l'afflusso, adesso sono... Mi pare che però è tornata alla normalità la situazione. Sì, rispetto a quei giorni là della 8, 9, 7, 8, 9. Eppure gli arrivi non si fermano. Ieri in questo piazzale sono arrivati circa 300 migranti, quasi tutti in transito verso altre destinazioni, specialmente nel nord Europa, in prevalenza eritrei, da soli e anche una trentina di famiglie. Il tempo di registrarli nel nuovo centro di prima accoglienza messo a disposizione da grandi stazioni all'interno della galleria delle carrozze, distribuire generi di prima necessità, poi qualche visita medica di controllo, pochi i casi sospetti di scabbia, prima dello smistamento nei centri e dormitori dove sono stati creati nuovi posti letto, divisi tra la Croce Rossa di Bresso, che già ospita molti migranti, il centro Mambretti, gestito dai volontari del progetto Arca, e l'ex CIE di Via Corelli. Non è ancora pronto il CARA di Via Aquila, struttura che può ospitare 200 persone. La sua apertura era stata annunciata anche dal ministro dell'Interno Angelino Alfano il 15 giugno. La Croce Rossa e gli operai stanno gestendo la ristrutturazione ed entro un paio di giorni dovrebbe essere a norma. In corso d'opera anche i lavori di ristrutturazione dei locali del dopolavoro ferroviario e quelli di a San Martini, vicino alla stazione, per i quali ci vorrà ancora un po' di tempo. Effettivamente in questo momento sono diminuiti molto rispetto a prima, anche la vera emergenza quando ci sono state all'inizio di alcune patologie che non lo vediamo più. Quindi io penso che in questo momento siamo riusciti a mettere sotto controllo a livello sanitario la situazione. Tra le priorità da gestire per gli uomini della polizia locale e i volontari del servizio del comune c'è anche la sicurezza. Oltre ai viaggiatori e ai turisti in transito vanno preservati anche i migranti, facili prede dei trafficanti che si nascondono nei piazzali fuori la stazione, offrono finti aiuti in cambio di truffe. Un volontario che vuole restare anonimo ci descrive così lo scenario. Li caricano in macchina, gli offrono il passaggio in frontiera, capito? Poi come fanno a passare i controlli? Quando arrivano in Svizzera, hanno dei loro contatti di là,
che li prendono e li portano in Svizzera direttamente. E se, come voci dicono che le donne vengono messe sulla strada. Chi sono quei contatti lì? Anche nelle forze dell'ordine? No, forze dell'ordine no. Contatti che hanno loro in Svizzera. Che poi questa gente qua, adesso vogliono andare tutti in Svezia così, perché in Svezia c'è l'organizzazione principale. Hanno in mano tutte le banche di questa gente qua. E c'hanno trafficanti, si comunicano fra loro, capito? Per fare questo tipo di organizzazione. Ma come fanno con la polizia di frontiera in Svizzera? Magari sono cittadini italiani con residenza in Svizzera che li fanno passare come parenti, come amici, capito? Con documenti falsi, fanno documenti falsi, passaporti falsi, carte d'identità false. Una situazione da monitorare di continuo, perché già da stasera e nelle prossime ore a Milano sono attesi nuovi arrivi. Ma restiamo in tema, perché poco più di un mese fa il ministro dell'Interno Alfano lanciò questa proposta. Facciamo lavorare i richiedenti asilo che si trovano in Italia in lavori socialmente utili, naturalmente su base volontaria. Questa proposta, lo ricorderete, suscitò moltissime polemiche, ma intanto alcuni comuni italiani si sono già attrezzati con l'aiuto anche di associazioni di volontari. Uno di questi comuni è la città di Prato. We want to let the people know that we are not criminals. Voglio far sapere alla gente che non siamo dei criminali, non siamo persone cattive, ma che possiamo fare qualcosa in favore della comunità. È questo che spinge Ofori, 35 anni, ghanese, da mesi nel centro di accoglienza di Prato, a diventare un volontario, ad accettare turni di lavoro socialmente utile. Proprio la buona pratica che il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, aveva sollecitato un mese fa chiedendo a tutti i comuni di applicare una circolare del 2014 rimasta per mesi lettera morta. Il titolare del Viminale aveva chiesto di far lavorare gli immigrati in attesa dell'ottenimento dello status di rifugiato, purché inseriti in un programma di volontariato, dunque gratis. Una iniziativa che suscitò polemiche infuocate. Oggi però sono molti comuni che si stanno organizzando, Rovereto, Modena, Livorno. Anche a Prato hanno cominciato. Il progetto era già in cantiere. Così ora Ofori, insieme a Richard, Daniel e Patrick e altri 12 compagni armati di pinze e pettorina, hanno il compito di pulire palmo a palmo la pista ciclabile che corre lungo il Bisenzio. Qualcuno ha famiglia in Africa, qualcuno no, tutti e quattro sono arrivati in Italia nell'autunno del 2014, ma solo Patrick ammette di avere pagato per salire sui barconi della Speranza, $500 per arrivare sulle coste siciliane e prima ancora altri 100 per raggiungere la Libia. L'italiano è molto stentato e in attesa che il governo gli riconosca lo status di rifugiato sognano. Italy people see me to say I'm good boy. Vorrei davvero che si vedesse che sono un bravo ragazzo. Se io aiuto lo Stato italiano, qualcuno poi magari aiuta me. I 16 destinati alla pulizia della pista ciclabile lavoreranno 6 ore la settimana, suddivisi in 2 turni da 3 ore ciascuno. Ci sono poi 2 immigrati che affiancheranno i volontari nelle attività dell'Emporio Caritas e 2 saranno impegnati nelle pulizie di 3 circoli arci. Ecco Ibrahim, senegalese, anche lui si è lasciato alle spalle un viaggio disumano. Ho subito delle aggressioni e sono andato via dal Senegal, sono passato dal Mali e poi dopo lunghi negoziati sono riuscito ad arrivare in Libia e qui sono cominciati i miei problemi, mi hanno arrestato, solo dopo mesi mi hanno rilasciato e quindi sono riuscito ad arrivare in Italia. Qui ho trovato un po' di pace, il problema è trovare un lavoro, ma qualunque cosa mi offriranno la farò. Noi crediamo che i percorsi di inclusione passano anche da attività di volontariato che chi viene accolto dona alla città. Ibrahim intanto spazza e lava i vetri del grosso salone del circolo. Ha promesso che aggiusterà la macchina fotocopiatrice. Si vuole davvero rendere utile nella speranza che chi lo vede all'opera sia ben disposto. Ci parla di altro, ma di un tema molto importante, la nostra inviata all'esposizione universale a Milano, Maria Covotta. Maria, a te. Sì, buongiorno. Io sono a Palazzo Italia, all'interno, al secondo piano, in una parte del percorso del
della mostra che racconta delle identità italiane, identità italiane che però devono fare i conti sicuramente con la bellezza e appunto il percorso dopo questa carrellata su questi monitor di cui vi spiegherò il significato, porta nella prima delle tre sale della grande bellezza dove sono rappresentati i paesaggi e gli edifici, l'architettura più bella d'Italia. Qui però prima di entrare in questa parte che racconta appunto la bellezza bisogna fare i conti e i visitatori sono invitati a soffermarsi su questi monitor. Cosa sono? Sono monitor che trasmettono delle immagini, una per ogni regione d'Italia, un'immagine che si riferisce a un evento drammatico per quella regione d'Italia. Questa è l'abbattimento dell'ecomostro a Punta Perrotti in Puglia, ad esempio. Poi qui il nostro Enrico lo può inquadrare, ci sono le immagini che arrivano dalla Campania, da tutti i rifiuti tossici interrati sottoterra, insomma, nel territorio e che hanno fatto la purtroppo fortuna delle ecomafie. E poi ci sono non soltanto le immagini dei disastri ambientali provocati dall'uomo, dalle fabbriche, dai veleni che sono usciti da queste fabbriche chimiche, ma ci sono anche e soprattutto i disastri ambientali. Ci sono i riferimenti all'alluvione della Liguria, alle Cinque Terre. Quella delle Cinque Terre di qualche anno fa e quella più recente dell'ottobre scorso. E ci sono anche appunto sempre frane e alluvioni che hanno travolto molti paesi del nostro territorio italiano. Ricordo che negli ultimi 40 anni sono circa 6.000 le vittime, sono state contate 6.000 vittime di frane ed alluvioni. Queste sono le immagini che arrivano dal Trentino, dalla Valle di Stava. E di questo però ci racconta meglio, di questa storia di cui ricorre il 20° anniversario, Federica Boccellari nel suo servizio. 170.000 metri cubi di acqua e fango che precipitano alla velocità di 90 km orari. In tre minuti travolgono completamente il villaggio di Stava, in provincia di Trento, e non lasciano scampo, 268 le vittime. I corpi di 13 persone non saranno mai trovati. Era il 19 luglio 1985. Sono passati 30 anni da quella tragedia di cui si parla poco. Falciò intere famiglie, pensionati e mamme in vacanza con i bambini. Ho perso il papà e la mamma, che si aspettavano di trascorrere 15 giorni di vacanza, invece sono andato incontro a questa disgrazia. Una valletta laterale tranquilla e invece sopra la loro testa c'era un mostro di incuria, di incoscienza. Il mostro erano i due bacini di decantazione costruiti negli anni 60, uno sopra l'altro. Servivano a ripulire le acque di lavorazione della miniera di Prestavel. Anche questa una tragedia annunciata. Il crollo purtroppo è stato l'ultimo atto di una storia nata e di strutture nate male, nel posto sbagliato, costruite con i metodi sbagliati, gestite con il metodo sbagliato. Stiamo parlando di strutture che erano di proprietà della Montedison, che poi sono passati alla società del gruppo di Eni. Non c'è mai stato un Paolini a raccontare questo disastro. Oggi c'è un libro, voluto dal Consiglio Nazionale dei Geologi, che ne ricostruisce la storia, dal progetto dei bacini al crollo, al processo, che si è chiuso con 12 condanne. Nel 1992, su 60 imputati, 12 furono condannati. Professionisti che avevano permesso la costruzione e poi il continuo funzionamento dei bacini, nonostante il pericolo evidente. Nessuno di loro scontò il carcere per limiti di età. Io ero il direttore della Casa delle Acque, l'albergo Miramonti, era l'undicesimo anno che ero lì come responsabile e sono tornato a casa per dare possibilità ai miei figli di salire, intanto io avrei chiuso la casa e sono andato su anche con mia moglie. Proprio in quella settimana è successo il finimondo lì, ha travolto tutto, i miei due figli. Ci ha insegnato poco il Vajont, dicono i parenti delle vittime, ma dobbiamo continuare a parlare di Stava, che non è stata una fatalità. La rabbia purtroppo è perché si poteva evitare. Con mio fratello, mia cognata e i miei nipoti sono tanti anni che andavano lì. Praticamente doveva essere l'ultimo anno perché poi dopo chiudeva questo Miramonti. Ecco, l'ultimo anno è stato fatale. Un richiamo alla responsabilità e all'etica professionale arriva dai geologi italiani. Si può essere dei bravi professionisti, ma senza carattere
e la volontà di saper dire dei no molto forti e qualche volta anche arrabbiati, si va poco lontano e magari succedono i disastri. Questo è un disastro un po' annunciato, tutto frutto dell'insipienza umana. Dobbiamo parlare sempre di stava, perché quando si lavora si hanno delle responsabilità, è bene tenerle presente, che il profitto sia l'ultima cosa da guardare. Prima di tutto va salvaguardata la vita. Non nella terra, che conoscono bene i geologi, ma nell'incultura, nell'imperizia, negligenza e imprudenza. Il vero pericolo è qui. Ecco, le ultime immagini sono state drammatiche, insomma, hanno raccontato una tragedia difficile per quella regione, ma per tutta l'Italia. Adesso però, così come avete visto queste immagini e le persone qui a Palazzo Italia hanno visto le immagini proiettate sugli schermi, vi facciamo vedere dove si entra poi, una volta che si è fatta questa riflessione. Si entra nella Sala della Bellezza. Eccola. E questa, dopo la riflessione, appunto, un momento di raccoglimento davanti a quelle immagini, è quello che il visitatore si trova davanti qua a Palazzo Italia. Vi lascio con queste immagini. Grazie, grazie a Maria Covotta. Ma nell'anno dell'Expo è giusto anche fare una riflessione sull'intera filiera del prodotto, soprattutto per quanto riguarda la frutta e la verdura. Si assiste a un grave sfruttamento dei lavoratori. Nel 2015, nell'anno dell'Expo, nelle filiere agricole esistono ancora categorie di lavoratori sfruttati e sottopagati. Questo avviene soprattutto nelle zone del Mediterraneo, dove si producono i prodotti ortofrutticoli che poi vengono destinati al nord. A essere utilizzati per le raccolte faticose, braccianti retribuiti poco, in nero, anelli deboli di una filiera malata che scarica tutti i costi e i disagi sui soggetti più indifesi, quasi sempre immigrati provenienti dall'Africa o dall'Europa dell'Est. La campagna Filiera Sporca, promossa da diverse associazioni come Associazione Antimafia da Sud, Terra Onlus e terrelibere.org, ha diversi obiettivi. Primo fra tutti quello di combattere lo schiavismo dei lavoratori, cercando di rendere il più trasparenti possibile i vari passaggi della filiera. Una campagna che ricostruisce l'intera filiera dell'agroalimentare, partendo da un esempio emblematico che è la filiera delle arance. Abbiamo ricostruito una filiera opaca, poco trasparente e con troppi passaggi, e in tutti questi passaggi si inserisce lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Il dossier Filiera Sporca è un viaggio attraverso gli agrumeti di Catania in Sicilia e Rosarno in Calabria. Si è cercato di far luce sulla complicata filiera delle arance, da quelle rosse dell'Etna esportate in tutto il mondo a quelle bionde calabresi che, mischiate col succo brasiliano, finiscono nelle bibite fabbricate dalle multinazionali. Spesso però ad avere le maggiori responsabilità sono gli intermediari delle multinazionali, che accumulano ricchezza organizzando le raccolte usando i caporali, determinando il prezzo delle arance e sfruttando così i poveri migranti, gli invisibili. Le multinazionali devono rispondere anche per ciò che avviene nei livelli inferiori della filiera, perciò è stata chiesta dalle varie associazioni una normativa sull'etichetta della trasparenza. Sono state interpellate grandi aziende che hanno reso pubblica la lista dei loro fornitori. Questa campagna propone di un'etichettatura trasparente, un'etichetta narrante che ci dica chi sono i fornitori e quanti sono i passaggi della filiera dell'agroalimentare. Proponiamo che ci sia l'elenco pubblico di tutti i fornitori e proponiamo la responsabilità solidale delle aziende, che rispondano quindi in solido qualora venga riconosciuto lo sfruttamento lungo la filiera che loro utilizzano. I numeri del caporalato in Italia sono impietosi, ci sono 400.000 lavoratori in condizioni di sfruttamento nei campi, l'80% tra loro sono stranieri, circa il 60% tra questi non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente. 100.000 lavoratori vivono in condizioni di grave disagio abitativo, il loro salario giornaliero dopo 12 ore di lavoro è di 25-30 euro e spesso la metà della loro retribuzione termina nelle mani dei caporali. Prima parlavamo dei disastri ambientali e quello che sta emergendo nella ex area Pozzi Ginori nel Casertano è probabilmente la discarica sotterranea più grande d'Europa. Gli uomini della Guardia Forestale stanno lavorando ormai da giorni in questa zona, che è grande 25 ettari con 2 milioni di metri cubi di rifiuti, e sono soprattutto veleni.
È stata definita la più grande discarica illegale d'Europa, 25 ettari e un volume di 2 milioni di metri cubi di rifiuti. Che siano potenzialmente tossici, non ci sono dubbi. Non è consentito avvicinarsi. Per scandagliare la zona utilizziamo un drone. Guardia forestale e militari sono al lavoro. Almeno altri 15 giorni, se non di più, spiega il generale Sergio Costa, che parla di una situazione di allarme continuo nella Terra dei Fuochi. Il reato ipotizzato nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere è disastro ambientale. Una decina gli indagati. Se ti esce un fusto oppure un grande contenitore dove c'è un nome e un cognome della ditta con ovviamente la partita di vendita, risali secondo la tracciabilità di quello che trovi e vai a ricostruire il percorso criminale. Arriverà un certo punto dove qualcuno ci dovrà dire come mai quel prodotto è finito là sotto. Non c'è memoria di una discarica così grande, di seppellita abusiva ovviamente. Rifiuti sepolti qui da almeno 30 anni, ma gli inquirenti ritengono che ci siano stati interramenti anche in tempi recenti. Si scava da una settimana e continuano ad emergere rifiuti speciali dal terreno dell'area ex Pozzi Ginori. Fanghi industriali, bustoni da 25 kg contenenti una volta sostanze chimiche tossiche prodotte da aziende francesi. Fusti deteriorati con tracce di solventi e vernici. Le moderne tecniche hanno consentito di rilevare la presenza di una notevole quantità di rifiuti. Adesso cominciano il campionamento e le verifiche sull'inquinamento ambientale in un'area dell'Alto Casertano dove insistono campi di coltivazione e abitazioni. È questione di tutela dell'ambiente che nella Terra dei Fuochi è ancora sconosciuta. Uno sprint a livello globale viene dall'enciclica del Papa. L'enciclica del Papa affronta fino in fondo la vicenda anche in questo caso dei rifiuti, ma lo pone in relazione allo stile di vita delle persone. In una vicenda, in questo caso rispetto ad una vicenda globale, in una vicenda più piccina come quella di Calvi Risorta, seppur nella sua grande complessità, ci insegna e ci dice, ci sprona a guardare un attimo oltre e a comprendere fino in fondo che non possiamo avere il Dio profitto sempre. Mentre la Procura invita alla prudenza in attesa dei risultati, il presidente del Legambiente Campania, Buonomo, parla di trentennale mattanza ambientale e sanitaria, una vera Chernobyl che quella parte di Campania ha subito a causa dell'attività criminale delle ecomafie, della sottovalutazione e in alcuni casi della complicità delle istituzioni e di una parte dell'imprenditoria, quella più criminale e senza scrupoli. A provocare il disastro sarebbero stati proprio degli imprenditori che ben sapevano come interrare senza destare sospetti i rifiuti speciali che sarebbero stati coperti sotto vari strati di terra per evitare che fossero visibili emissioni gassose. Tra poche ore Fabio Capello non sarà più alla guida della nazionale russa, un esonero che costerà alla Federazione Russa milioni di euro grazie ad un contratto stipulato con l'allenatore italiano. Il lungo addio tra Fabio Capello e la Russia è un passo dall'essere consumato. Toccherà al presidente ad interim della Federcalcio, Nikita Simonian, in queste ore, comunicare la notizia del licenziamento del CT italiano al comitato esecutivo della Federazione Russa. Un esonero che costerà alla Russia la bellezza di 22 milioni di euro, conseguenza di un contratto milionario che non prevede via di fughe, almeno per il committente. Capello era sbarcato in Russia 6 anni fa, accolto come un eroe, l'uomo che avrebbe dovuto condurre al grande sogno vincere il mondiale organizzato in casa nel 2018. L'accordo iniziale prevedeva 2 anni, poi diventati 6, con il prolungamento deciso il 24 gennaio 2014. Un nuovo contratto faraonico, 7 milioni di euro l'anno più bonus. Mai un allenatore di nazionale ha guadagnato tanto. Pensione dorata, scrissero i giornali russi e non solo. Ma è anche vero che quei soldi Capello per lungo tempo non li ha mai visti. Lo stipendio infatti non gli è stato corrisposto per mesi, praticamente dal mondiale brasiliano fino a febbraio. Solo l'intervento del magnate Usmanov, uno degli uomini più ricchi della Russia, nonché proprietario dell'Arsenal, ha permesso alla federazione con un prestito di 5 milioni e mezzo di euro di estinguere il debito nei confronti di Capello. Lo stesso Usmanov è dovuto intervenire di nuovo non più tardi di 3 giorni fa con un altro prestito di 5 milioni di euro perché di nuovo Capello da aprile era rimasto senza stipendio. Dal primo sbarco in Russia sono passati 3 anni, la grande illusione è finita lasciando intorno macerie. Il bilancio di Capello è fallimentare. Il mondiale del 2014 è stato un disastro e la qualificazione all'europeo ora è un miraggio. Sullo sfondo poi la prospettiva del mondiale casalingo del 2018 messa in dubbio dalla corruzione scoperta nella FIFA. Non si parla più di futuro ma di presente da ricostruire.
Una settimana fa la brutta sconfitta casalinga con l'Austria ha scatenato un putiferio sui media russi e nei piani alti della politica. Il ministro dello sport, Mutko, ha detto che così non si può andare avanti. Uomini vicini al presidente Putin hanno parlato di squallore, riferendosi al gioco prodotto dalla squadra di Capello. I tifosi, provocatoriamente, hanno aperto un sito internet dal titolo Fabio Capello a casa, annunciando anche una raccolta fondi per contribuire al pagamento della penale in caso di licenziamento. Ecco perché l'esonero è diventato l'unica strada percorribile, nonostante l'altissimo costo. E noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Eccoci qui, non ci sono notizie rilevanti dell'ultima ora, quindi mi fermo, vi ricordo il nostro sito tgla7.it e TG Cronache torna domani come sempre alle 14 insieme a Raffaella Di Rosa. Buona giornata.